Avorio Jet, che magari 3-4 corse fa era volante, adesso un po' meno, però anche lui sul suo standard abituale ha molto da giocarsi. Theodor Griff viene da una prestazione strepitosa, gran bella corsa Matteo, l'andiamo a vedere. Sono 10 partecipanti a questa prova per anziani categoria CD in Salchi Gentleman, 8 in prima fila, 2 in seconda. Sta prendendo velocità il mezzo meccanico, arretrato Avorio Jet, lo stesso Favard Alfalu. Sbaglia Utile OP, parte piano Visco Jet, chiusura delle ali. Tursio Pejet, Trillo Park e più a largo Zeeland AS. Trillo Park contiene Zeeland che prova a scavarsi un posto che però non c'è, sbaglia Zeeland AS, lancio in 13-1, Zeeland AS finisce a tabellone, Trillo Park può già gestire. Primo quarto completato in 27-8, adesso gradua Elena Villani in Salchi al figlio di Varen. Tursio Pejet in seconda posizione, molto bene partito Theodor Griff, sistematosi terzo, ha sbagliato invece anche Sapphire Horse. Il leader ha completato i 600 in 43-1, nulla cambia con Trillo Park a comandare le operazioni su Tursiope e Theodor Griff, a largo Avorio Jet, 58-4 gli 800, 15-3 di ultima frazione. Avorio Jet scavalca Theodor Griff e si sistema terzo, nel frattempo Trillo Park all'altezza del chilometro in 1:12,5 accelera e prende margine a Tursiope Jet, poi Avorio con ai lati Theodor. La frazione di fronte è stata volata in 13-8, 1:26,3, 3 quarti di miglio. Sta facendo una gran corsa Trillo Park, quello che ci si aspettava a dir la verità, l'ingresso in retta d'arrivo. Elena Villani lo stappa, il vantaggio è enorme, 4-5 lunghezze da Tursiope, deve solo far trascorrere i metri. Trillo Park presentato in condizioni splendide da Antonio Velotti, che lo ha affidato ad una esultante Elena Villani, mentre per il secondo Tursio Pejet stringe i denti e precede Theodor Griff, comunque autore di gran bella prova pure lui, tutti bene, d'altronde 1:55,3 è il tempo totale di questa seconda corsa, la media dovrebbe aggirarsi intorno all'1:12,3, 1:12,4 per Trillo Park. Da Varenne Mystery Flight i colori del signor Antonio Nunzio Tuccitto, Antonio Velotti al training e Elena Villani sempre precisa alla guida.